mattina mi sto svegliato con bella ciao, una mattina mi sto svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via con bella ciao, partigiano, portami via, perché mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, se io muoio da partigiano, che tu mi devi seppellire, seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, seppellire lassù in montagna, e sotto l'ombra di un bel fiore. Passeranno, oh bella ciao, e le genti che passeranno e mi diranno che bel fiore, e questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, e questo è il fiore del partigiano, è morto per la libertà, e questo è il fiore del partigiano, è morto per la libertà. Buonanì a Totom, buonanotte Roma, buonanì a Barcellona e Catalunya. Allora, questo è il salotto della festa dell'unità, i canti rivoluzionari. Qui nel salotto abbiamo tanti volontari, lavoratori e lavoratrici, popolo della festa dell'unità di Roma, qui alla Casa del Jazz. E questa sera, questa notte, che è l'ultima notte della fiesta, e abbiamo un ospite. Sì, buonasera a tutti e ai telespettatori. Radioascoltatori. Allora, caro amico compagno. Grazie del compagno. Nome e cognome. Mi chiamo Fabio Silvestri e sono della corrente ozziniana. Va bene, questo a noi non ci interessa, perché noi crediamo fortemente e solo e esclusivamente nel partito bolscevico. Mi scusi. Allora, detto questo, la trasmissione di questa sera, anzi di questa notte, è incentrata sui canti rivoluzionari di tutto il mondo. Ma bellissimo, molto emozionante, mi ricordo la mia dolce età. Bene, tu che cosa hai fatto alla festa? Il volontario l'hai fatto presso? Ho cucinato la brace per il partito. Bene, bene. Tu pensi ancora che il Partito Democrata ha nel suo nei valori la militanza dei compagni e delle compagne? Con molta difficoltà ci stanno nascondendo, ma noi stiamo cercando in tutti i modi di non scomparire. Bene, 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 bene. Allora, cominciamo subito con la primera canzone. Che canzone rivoluzionaria, caro Fabio?
a Fabio? Invece di sì, parlare col pubblico. Mi scusi, no, io ho una canzone di quando eravamo giovani, sì. Quando mi ricordo ancora sulla Tiburtina, quando abbiamo occupato la Tiburtina per Ocalan, che poi sì. Non abbiamo più saputo che fine ha fatto. Ocalan, 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 libero. Ocalan, libero. Ocalan, libero. Ocalan, libero. Grazie di cuore. Grazie di cuore. Bene. Marino, liberaci Ozimo. Esattamente. Poi ecco, e quindi io direi di ritornare alla nostra età, e ci siamo avvicinati con una canzone molto molto breve ma molto molto importante, eh? E che era una canzone che per molti potrebbe essere banale, ma per molti giovani a volte ce la dimentichiamo, e invece la vorrei ritirare fuori dal cassetto, che si chiama appunto Avanti Popolo. Che in questo momento serve l'unione, e bisogna far capire che il popolo unito fa più male delle armi. Un popolo che è unito rivoluziona un paese. Va bene, adesso credo che lei, insomma, hai detto quello che fa. Grazie di cuore. Allora, adesso andiamo ovviamente sì. A cercare Avanti Popolo, che è, dobbiamo ritornare negli anni, certo, allora, hai detto un po' sì. Il motivo, no, di questa sì. Tua. Per quale motivo, oltre a questo, pensi realmente che sia utile ascoltare Avanti Popolo? Perché l'unione ha sempre fatto la forza. Con l'unione siamo riusciti a portare un Daniele Ozimo al comune, una Michela Campana al Parlamento. Grazie di cuore. L'unione, perché se ero da solo a attaccare il manifesto non ce l'avrei mai fatta. Quindi grazie ai miei compagni, quindi tutti insieme. Quindi Avanti Popolo, insieme dobbiamo ricercare quella serenità, quell'unione, ecco la parola, l'unione. Come? L'unione tra compagni, il saper parlare, il saper rimettersi al tavolo, che è molti anni che non ci si mette più al tavolo. Avanti popolo, che dire, apriamoci, riparliamoci, oggi ci vediamo tutti, siamo un po' diventati un po' solisti, ecco, sembriamo un coro di solisti. Sembrate un coro di solisti. Assolutamente sì. Bene. Allora, sì. Io in attesa che il nostro fonico Lorenzo Loddo ci trova al di là dello stand, non dell'acquario, perché ricordo stiamo alla festa dell'unità. Ebbene, io però sì. ti dedico questa cosa qui, ascoltala sì. Bene attentamente, questo ti deve far ricordare un po' di cose che riguardano anche Roma. Daniele Ozimo, quando pensa a Roma viene in mente Ozimo. Ah, bene. Scusa. No, per carità, questo è... Grazie di cuore. È legittimo, esattamente. Allora, ascoltiamo. Dice, come ti chiami? Angelo Brunetti, eccellenza, detto Ciceruacchio. Gonfaloniere di Campo Marzio, di professione carrettiere, si sente da come parlo. Dice, allora perché ti sei impicciato di cose che non ti riguardano? Dico, perché io sono carrettiere, ma a tempo perso sono uomo. E l'uomo si impiccia, eccellenza. Difatti via Garibaldi e dice, favoli d'aria, io che fo? Non mi impiccio. Io sono romano, eccellenza, ma a tempo perso sono italiano, è colpa? Dice sì. Ah, ma è colpa essere italiano? No, dice lui. È colpa perché tu hai difeso l'anarchia e la rivoluzione. Ma no, signora eccellenza! Io ho difeso Roma, il paese mio! E lei ce lo sa meglio da me! Ma come i francesi mi viene a cannonata, io non mi impiccio! Non mi riguarda! Insomma, eccellenza, se andiamo a strigne, che abbiamo fatto de male? Sta creatura manca a dirlo, ma io che ho fatto? Ho voluto bene a Roma, in beh? E da quando in qua la morte patria è diventato un delitto? Però se nella legge vostra è un delitto, vuole bene al paese proprio, allora io sono colpevole. Anzi, sono reo confesso. E mi offenderebbe pure se mi rimandaste assorto. Per cui, eccellenza, spero che lei si sia persuasa. E così voi che mi sembrate... Oh! Ma mi state a sentire? No, dicevo, spero che pure voi vi siete appersuasi. Otto! No, ma che fate? No, ragazzi, no! Allora, questo era per farti ricordare che comunque la rivoluzione, le rivoluzioni nascono e crescono al di là della bandiera rossa. Sì, sì, assolutamente sì. Chiaramente io mi adeguo, diciamo, a ciò che è arrivato nel nostro paese, e quello che siamo riusciti in qualche modo a unirci è stata proprio quella canzone. È chiaro che se andiamo al di fuori dei confini di questo paese possiamo trovare altri metodi. Ok, ma grazie. non mi sembra qui, voglio dire, stavamo nel 1849 a Roma.
La famosa Repubblica Romana. Ciceruacchio e Fio vengono fucilati in Romagna dagli austriaci. Allora, la domanda che ti faccio, caro Luca, che si Luca, va bene? Rispondo al nome di Luca, così ti rispondo Fabio, male. È questa. Ma Ciceruacchio era un rivoluzionario? Beh, lo possiamo definire rivoluzionario, sì. Lo possiamo definire rivoluzionario. Va bene, intanto ecco, sta, tra 30 secondi sarà pronta Avanti Popolo. Sì, la vorrei... Ce la vuoi intonare? Magari, con molto onore, ho questa voce alla Pavarotti, così oltre a Ozimo ricordiamo anche Pavarotti, che in questo momento ci manca... Chi? Pavarotti? Ah, Ozimo. Esattamente. Mi scusi. No, noi è un anno che aspettavamo, quindi eso, pensavo... È vivo? Dove il Bazzi? In quale zona? C'è... Ma non ci sono pause. Sì, radio. Vado? Vadi. Te la dedico, Ozimo, mentre tu stai su quel letto. Avanti popolo alla riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa. Avanti popolo alla riscossa, bandiera rossa, trionferà. La bandiera rossa la trionferà. Bandiera rossa la trionferà. Bandiera rossa la trionferà. Evviva il socialismo e la libertà. Sì, mi scusi Liberotti. Prego, compagno. Via Liberotti. Posso? Guarda. No, infatti. Io sono il conduttore. No, io volevo sapere. Esattamente. La bandiera rossa. La bandiera rossa. Cosa la trionferà? Trionferà la, la rivoluzione proletaria. La canzone dice un'altra cosa. La canzone dice un'altra cosa, dice bandiera rossa la trionferà, la che? Beh, credo che Fabio debba rispondere perché la scelta è sua. Vai Fabio, non puoi lasciare. Beh, io in questo momento il termine che mi viene più giusto in questo momento è la pace tra l'Israele e la Palestina, tra l'Ucraina e l'America, tra l'Ucraina e la Russia. Io voglio la pace, voglio la pace, voglio la pace tra i consiglieri comunali e il sindaco Marino, voglio la pace.